Passiamo ora all'interrogazione question time 1094, criticità riguardante l'incarico presso ARPA della dottoressa Bellinzona. Primo firmatario il consigliere Maccabiani. Sì, grazie Presidente. Sì, nell'ambito del nostro ruolo di controllo e di ispezione abbiamo verificato i curricula e i contratti dei 14 dirigenti di settore di ARPA Lombardia per verificare che la loro assunzione fosse stata effettuata appunto nei termini previsti dalla normativa. Di questi 14, la normativa di riferimento è il decreto legislativo 165 nel 2001, a cui l'articolo 19 dice che per gli incarichi di funzioni dirigenziali servono avere almeno un quinquennio di esperienza in funzioni dirigenziali oppure sempre un quinquennio in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza. Di questi 14 dirigenti, 13 risultano avere tutti i requisiti necessari, vasta esperienza e competenza professionale. Unicamente la dottoressa Bellinzona non risulta avere i requisiti previsti dalla legge. La dottoressa è dirigente del settore ambiente, del settore aria e agenti fisici dal 2011 e dal 2012 direttore del settore monitoraggio ambientale di ARPA, quindi due ruoli molto importanti perché sono ruoli di controllo della situazione ambientale della regione. La legge 165 del 2001 è la legge che definisce i criteri, non ci sono leggi regionali che possano andare o prescrivere altri requisiti, perché ci sono due sentenze della Corte Costituzionale che dicono che lo Stato ha competenza esclusiva nell'ordinamento civile, che è l'oggetto di questa materia. E inoltre c'è un'altra sentenza della Corte Costituzionale che dice che le leggi regionali possono prescrivere... Chiedo scusa, consigliere Maccabiani... Colleghi, non è mia intenzione consentire che l'Aula prosegua in questo clima. Noi abbiamo introdotto la consuetudine di cominciare 15 minuti dopo, perché se qualcuno ha qualcosa da dirsi può farlo prima dell'inizio dei lavori, ma quando i lavori sono cominciati quest'Aula presuppone un clima che consenta lo svolgimento corretto delle attività istituzionali. Se qualcuno ha comunicazioni da fare ad altri colleghi o ad assessori può usare l'ampio foyer che abbiamo qui fuori, ma io non consentirò la prosecuzione dei lavori se non si ristabilisce un clima di attenzione. Questo vale per tutti, anche per i banchi della Giunta. Posso andare? Grazie, prego. E dicevo, c'è una sentenza della Corte Costituzionale che dice che le leggi regionali devono comunque prescrivere dei requisiti di competenza e di professionalità per incarichi di questo tipo. Quindi secondo noi, ed è oggettivamente dall'analisi dei curricula e del contratto, la dottoressa Bellinzona non ha i requisiti per avere questo ruolo di dirigente, quindi noi chiediamo se la Giunta ha intenzione o procedere direttamente o tramite chi di competenza a risolvere il contratto in essere, anche perché alla luce di questo potrebbero essere ipotesi di danno erariale e di responsabilità amministrativa. Grazie. Grazie, risponde per la Giunta il sottosegretario Parola. Grazie Presidente. In relazione all'interrogazione illustro le informazioni ricevute dagli uffici sulla questione che è stata sollevata. Dunque, innanzitutto, fermo restando l'appartenenza di ARPA Lombardia al sistema regionale, l'Agenzia si caratterizza come ente obbligatorio istituito con legge regionale del 16 agosto 99 numero 16 in attuazione di una legge statale, la legge 61 del 94. In quanto tale, ARPA è dotata di una propria specifica configurazione giuridico-ordinamentale, funzionale all'adempimento dei propri compiti istituzionali nell'ambito delle attività tecniche di controllo e monitoraggio ambientale. In materia di personale, ad esempio, e relativamente alla posizione giuridica ed economica del personale dipendente, in ARPA trova applicazione il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità. La peculiarità dell'Agenzia rispetto agli altri enti del sistema regionale ha trovato conferma anche in una serie di norme specifiche in materia finanziaria e contabile. Da ultimo l'articolo 24 bis della legge regionale 14 agosto 99 numero 16 istitutiva dell'Agenzia, aggiunto all'articolo 12,1 lettera A della legge 24 dicembre 2013 numero 19. Gli incarichi di direttore di settore sono stati conferiti alla dottoressa Silvia Bellinzona ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 14 agosto 99
numero 16 e successive modifiche e integrazioni, istitutiva dell'ARPA Lombardia, tenuto conto con particolare riferimento ai requisiti soggettivi del comma 3 della predetta norma, che così dispone: i direttori di settore e i direttori dei dipartimenti devono essere in possesso di diploma di laurea ed avere competenza ed esperienza professionale con le funzioni da svolgere. La dottoressa Silvia Bellinzona è in possesso della laurea in fisica, conseguito presso la Facoltà di Fisica dell'Università degli Studi di Milano, è altresì in possesso di adeguate competenze ed esperienze professionali risultanti da specifiche attività di collaborazione e formazioni attinenti alla materia oggetto dell'incarico. In particolare, alla dottoressa Bellinzona sono stati attribuiti i seguenti incarichi: direttore del settore aria e agenti fisici, provvedimento 539 del 29 luglio 2011, decorrenza dal 1 agosto 2011, direttore del settore monitoraggi ambientali, provvedimento 416 del 15 giugno 2012, decorrenza dal 1 luglio 2012, e direttore del sistema monitoraggi ambientali, provvedimento 786 del 17 dicembre 2013, decorrenza 1 gennaio 2014. Si segnala che le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2011, 165, cui faceva riferimento l'interrogante in particolare, in materia di incarichi dirigenziali, articolo 19,6, costituiscono principi fondamentali da applicarsi alle pubbliche amministrazioni. Nello stesso testo unico, all'articolo 1,3, si riconosce alle regioni a statuto ordinario l'attuazione di tali principi nel rispetto della peculiarità del proprio ordinamento, che, nel caso in specie, non stabilisce una corrispondenza tra i requisiti per il conferimento di incarichi dirigenziali regionali e agenziali. Quindi, pur ribadendo quanto specificato nei suddetti punti a conferma della legittimità degli atti relativi agli incarichi affidati alla dottoressa Silvia Bellinzona, la Giunta regionale comunque verifica costantemente la regolarità delle attività poste in essere dagli enti del sistema regionale per garantire, nel rispetto di una forte collaborazione reciproca, il massimo rispetto della normativa vigente. Verificherà le eventuali necessità di adeguamento della relativa disciplina anche all'ARPA, anche a seguito di una specifica interlocuzione con gli organi dell'Agenzia e tenuto conto dell'evoluzione del quadro normativo nazionale, con particolare riferimento al disegno di legge istituzione del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente e Disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, approvato dalla Camera dei Deputati in data 17 aprile 2014 e attualmente in lettura al Senato della Repubblica. Grazie. Grazie. La parola per la replica al consigliere Maccabiani. 2 minuti. Sì, grazie Presidente. Ma grazie della risposta. Comunque ha citato la legge istitutiva, la legge 16 del 99, ma appunto questa è del 99. ARPA fa parte del sistema regionale. I dipendenti di ARPA, come dice la legge del 2006, si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della giunta regionale, quindi di un'amministrazione pubblica. Quindi fa riferimento al decreto legislativo 165 del 2001. È proprio questa legge che dovrebbe essere adeguata. Lei parlava di evoluzione del quadro normativo. Appunto, dovrebbe esserci già adeguata questa legge. Tanto è vero che anche la legge 30 del 2008 è stata adeguata solo a dicembre dell'anno scorso, sempre a riferimento al 165 del 2001. Per cui noi ribadiamo che la dottoressa Bellinzona, nel momento in cui è stata assunta, cioè nel 2011 e nel 2012, non aveva i requisiti previsti dall'ordinamento statale. Non vediamo altri requisiti che potesse avere, a parte aver fatto 6 anni di collaboratrice della Lega Nord, altri non ne vediamo, e comunque se basta aver avuto 6 anni di collaborazione con un gruppo consigliare per avere un ruolo di dirigente in un ente dipendente della Regione Lombardia, con tutti i collaboratori che abbiamo qui, probabilmente saremo a posto per i prossimi 100 anni. Grazie.